Benvenuti! Nuovo approfondimento in modalità Players Cup ibrida, questo Free Battle Spot, ed andiamo ad approfondire oggi un team anch'esso, a mio giudizio, molto interessante. Fra coloro che abbiamo visto in azione alla Players Cup, che ricordo poi vedrete in pompa magna domani e dopodomani, ossia sabato e domenica, sul canale di Saidogna, su quello viola, saremo lì a commentare appunto la fase finale. E io oggi vi voglio portare un team di Nick Navarre, Giulia Azzarelli e Jonathan Evans, due finalisti mondiali, e il buon Nick Navarre, che è sempre un giocatore veramente molto valido, con Singh su Clefairy, quindi preparatevi ai Singh brutali sparati nel mucchio. Tytar Choice Band, Rillaboom è la cosa più classica insieme a Cinderace del team, e un Malefic Erba Seme che però può anche spaventare un po' gli Incineroar, che di solito possono aiutare a tamponare un po' Cinderace. Quindi questo è un team che mi piace veramente molto e ve lo voglio portare. Andiamo, mi raccomando, in Battlespot, belli convinti, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, nonché, vi ricordo, vi piacciono queste magliottine? Bene, codice sconto Pardini del 20% e sono vostre, è un prezzo assolutamente stracciato. Inoltre c'è anche Instant Gaming, vende tutto, scontatissimo, vende tutto, stacchetto, andiamo in Battlespot. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Avversario trovato. Sokojom. Beh, salutamelo. Allora, Primarina, Colossal, Cobalion, Crocodile, amore mio, insieme a Whimsicott. Probabilità di switcherò su queste Clefairy, secondo me altine proprio, alticce. Qui mi piacerebbe tanto Clef Sinde, non mi ricordo però. Sì, Clef Sinde. E Orillaboom Tyranitar. Sì, Rillaboom Tyranitar. Perché secondo me lui Incineroar lo porta, ma lo mette dietro, non ci lidda, perché se io lido di Milotic lo apro. Anche Milotic ci poteva stare, però secondo me sarebbe stato un po' passivo in alcune situazioni. Cobalion Whimsicott, ve l'ho detto che questo lead Whimsicott, ragazzi, è proprio... Io dietro c'ho Tyranitar e Rillaboom. Ho detto che ce l'ha dietro. Ve l'ho detto. Voi non ci credete. Bene, salutate Incineroar. Moonblast su Sinde e ci tira giù Sinde, forse. No, Magibrillio, lo reggiamo, ma ci farà la bua.
Buono. Sto Cobalion potrà essere un problema. Dobbiamo singarlo. Il fatto è che se lui va di... Tailwind più Steel, io lo piglio un domo. Su Clefairy intendo. Sono un po' in trappolina, però qualcosa mi dovrò inventare, ragazzi. Lui ora va di Tailwind più Steel. Io bene o male ce l'ho a meno uno al Cinderace. Mi voglio augurare Cobalion, sempre abbastanza rognoso. Magari, vento, cosa l'ha fatto? Magari ha fatto la Steel su Cinderace. No, è andata di qua. Quindi ci killa. Ci avrebbe ucciso lo stesso, ragazzi. Penso. Ora Cobalion non è offensivamente una bestia, però. Dai, considerando il meno uno. Il problema è che io ho due Pokémon che fanno ridere contro Cobalion. Perché c'è anche Max Eyestream qua. Peraltro. Che mi invento? Questa, ragazzi, non sono stato molto bravo. Dico nulla. Ora... No, vabbè, non dico niente. Risulterei poi antipatico. Cioè, io ho Milotic e lui ha portato due Intimidate. Tutti e due deboli ad acqua. Cobalion, che contro Milotic fa niente. E Whimsicott. E voi direte, e perché allora non l'hai portato te? Perché pensavo che buttasse Primarina dentro il mucchio. Che, cioè, vedendo il mio team, ha grande senso farlo, no? E invece no. Quindi qui io, se portavo Milotic, era un massacro. Non l'ho fatto, quindi... Amen, amen, si fa per dire, si fa per fare una riflessione. Ignora Sindris. Ok. E noi qui, ragazzi, lui ha più 2, noi siamo a meno 1. Questa è una mossa super efficace. Questa è una mossa super efficace. Come si può fare per venirne fuori? Questo la fa anche Max Knuckle.
Scarf Crocodile. Cioè lui si attiva Cobalion con Scarf Crocodile. Noi chiaramente non possiamo reggere, anche se siamo tornati tipo fuoco. Qui anche se siamo a meno uno, Croco lo tiriamo giù. No. Boh. Il nostro Rillaboom, evidentemente, ok, ha assolto l'est, ma non è un Rillaboom investito, è un Rillaboom... È un Rillaboom... che offensivamente ci lascia un po' a desiderare. Ora, lui torna piccolo, è che mi fa close combat. Però quanto è? Più 3 in difesa, va solo a più 2, solo a meno 1. Servirebbe un crittone esagerato, ragazzi. Di Quake. Bel crittone di quelli proprio. Serve che lui faccia. Ah no, non ha neanche lo scopo, c'ha spada solella. Serve comunque il crit, quindi cambia niente, cambia niente. Perché anche se si fosse droppato a 2 non gli si faceva niente. Qui serve un bel crittone di quelli che. GG al nostro avversario, questa è una classica partita purtroppo che non era semplice in team preview, ma che se avessi portato un membro anziché un altro sarebbe stata veramente in discesa. Cioè, è sotto l'occhio di tutti, qui Milotic portando 2 prepotenze deboli, vabbè ma l'ho già detto prima, insomma cosa mi sto a ripetere. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta che Incineroar avesse senso portarlo, su questo siamo d'accordo tutti, sul fatto che l'avesse dietro lo abbiamo visto e l'abbiamo anche predictato con quella jump kick che andava bene sia per Cobalion sia per l'ingresso di Incineroar, però che portasse anche Crocodile, ecco, no, e sembrava una sciocchezza, ma se non avesse portato la seconda Intimidate, questo Rillaboom non era meno uno di danni, adesso Cobalion l'avrebbe forse già tirato giù, però chiaramente, col seno di poi, siamo tutti bravi. Prossima volta si porta Magic. C'è niente da fare. Andiamo avanti però, andiamo avanti. Il team comunque mi rassicura. Dobbiamo fare bella figura. Lapras Dusclops. Whimsy, Rillaboom, Marowak. Allora amici, se lui mi parte passivo, Clefairy a colpi di Sing può essere noioso. Clefairy io ce lo metto nel late game, ragazzi, ce lo metto. Perché in late game io pianto un terra Milotic ora. Sia se lida di Lapras, sia se lida di Inzi. Classico. Classic.
Tailwind e Geyser su Sinde. Se fa Tailwind e Melodia è bravo, mi spiazza però perché chiaramente è una cosa che si può anche fare, l'abbiamo visto spesso anche alla PTC fatta in Overpredict, fa giocatori che si conoscono a buon livello. Qui farebbe indubbiamente un'ottima giocata, speriamo non la legga. Io mi sono basato un po' sul rating per fare questa giocata, cioè ho detto è a 14.000, quindi magari può non pensare a questo livello di predict, perché si è avvicinato da poco, non c'è niente di male, non è un dissing, discriminazione a nessuno, non sentitevi denigrati, ecco, qualora siate anche voi in quella fascia di punteggio, semplicemente magari non me l'aspetto. E invece ci va, vedi? E invece ci va e me la legge. Pensa te. Vabbè. Noi reggiamo a dimostrazione, l'avevamo già capito nel game 1, che... Frizz? No. Che siamo un Rillaboom che non ha attacco, ma ha tanta difesa speciale. Infatti prima l'avevamo dovuto dynamaxare per esigenza contro Cobalion. Sono andato di Fake Out più Ice Beam, perché Whimsicott, se voglio sfruttare bene Clefairy dietro, può dar noia. Qui lui andrà di Lightning, no, va di Dynaflusso. Il Dynaflusso Life Orb fa male, eh? Sotterraneo dalla la prossima. Speriamo di tirarlo giù, perché prima il danno non era stato confortantissimo, ma insomma. Ok, lui c'ha l'ultimo turno di Dynamax. Noi c'è la Rain, non può buttare Marowak, non può buttare Incineroar. Non mi ricordo più il suo team. Dusclops. Io butterei il buon Clef, perché chiaramente buttare Cinderace adesso è un... errore clamoroso. Rilla gorilla. Dobbiamo riservare Clefairy perché noi dynamaxeremo Cinderace. Woodhammer a più 1 non lo si regge. E invece forse sì, l'avremmo retto. Dynamax stallata. Manca un turno di Tailwind, lui qui ci dimostra di essere Assault Vest e più che altro ora deve entrare, gli deve entrare idropompa. Oh,
Io continuo a spammare percentuali. C'è anche il freeze che qui reggiamo bene per il più 1 e per il 25% di frame guard. Lui va di tuono, tutto su Myotic. E allora noi qui abbiamo un 55% di mettere a nanna, che non è male. Ovviamente non va, perché si tratta comunque di me, quindi no. Però, finito il vento in coda, ragazzi. Mi aspetto un Incineroar. Io dico che anche a meno 1, quindi poi con l'Helping Hand diventa 0 sotto Aurora Veil, essendo lui Life Orb e quindi abbastanza... C'ha due Ghost, quindi potrebbe anche mandarli e io perdere quindi così la partita. Secondo me non rinuncia all'idropompa. Mi spaventa un po' ora questo... Ok, non abbiamo più la Life Orb. E ci critta pure, perché insomma... Vogliamo non avvantaggiarsi nel late game, certo. Però gli finisce anche l'Aurora Veil adesso. Quindi potenzialmente possiamo farci. Dai. Io non ho più la Life Orb. Vediamo di tirare giù lui di Helping Hand. Non ho più la Life Orb e sono a meno 1, quindi ho bisogno di Helping Hand tutta la vita. E Airstream. Posso pensare, ha giocato anche molto bene. Secondo me ha fatto un errore a non buttare insieme nella slot di Rillaboom il turno precedente. Però probabilmente ha avuto paura che noi gliela controleggessimo. O semplicemente magari non ci ha pensato. Però trattasi di uno che comunque a 14.000 ha fatto giga melodia su Cinderis leggendo l'ingresso di Rillaboom, quindi è stato bravo. Quindi è uno che forse attenzione in realtà per queste cose ce l'ha. E io qui perché vorrei tirare giù Rillaboom? Perché questo knockoff non voglio perdere innanzitutto le violette su Clefairy. E poi mi voglio giocare 2 contro 1. Che lui porta sì a meno 2, però tanto io ora ho 2 turni per tornare a più 0 con 2 knuckle, quindi ora follow me knuckle. Bisogna sempre pensare 1-2 turni avanti. E di base anche pensare alla linea generale del matchup. Tenere presente quali sono le pedine fondamentali e come arrivare alla preservazione di tale pedine e alla distruzione delle pedine dell'avversario. Di fuoco carica si danneggia anche e allora
se non è Citrus, io vi vado di Ping and Knuckle e chiudo la contesa. Qui abbiamo stallato benissimo, benissimo Lapras. Bravi. Bravi, 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 bravi. Bravi, bravi, bravi. Ragazzi, se facessimo anche un terzo match verrebbe un video secondo me esageratamente lungo, quindi facciamo un'eccezione e fermiamoci dopo due partite, però il rental ce lo avete e secondo me merita assolutamente che lo testiate e lo proviate. È un po' complicatino da giocare, però Milotic Cinderis è indubbiamente qualcosa di valido, punto, quindi why not. Signori, vi ringrazio ancora dell'attenzione, vi auguro, se siete ancora in vacanza, di godervi questi ultimi giorni, ore, quello che è, ma non dimenticatevi che insomma io sono qua tutti i giorni alle 14, salvo sabato e domenica, ma dove comunque ricarichiamo magari una live che abbiamo fatto in settimana, nonché tutti i giorni alle 18 su quello viola, ed anche oggi non fa eccezione, vi aspetto lì. Questo è il mio Instagram, seguitemi se volete tutti gli aggiornamenti sulla programmazione. Ciao ragazzi!